innanzitutto un saluto ai miei cari 115.000, e speriamo di salire presto, che mi seguono sul mio canale YouTube, ai miei abbonati vecchi cuori rossoneri, così si chiama la sezione premium del mio canale YouTube. Per abbonati abbiamo parlato già con Ambrosini, abbiamo parlato con voi ieri, bellissima diretta live per i miei abbonati. Abbiamo rievocato l'11 maggio 2001 la vittoria per 6-0 sull'Inter. Sono qui a Radio Rossonera, come vedete dalla scritta dietro, come ogni venerdì, sono qui a parlare di Milan, a parlare delle vigilie, delle tensioni, delle speranze, di mercato. Però il mio amico Simone Cristau, il direttore, oggi mi ha fatto arrabbiare e sono indignato, non con lui, certamente, ma perché mi ha riportato qualche riflessione che non condivido per nulla dei tifosi rossoneri, dei miei fratelli rossoneri, e mi hanno fatto veramente arrabbiare. Perché? Mi diceva Simone che ieri, quando si è divulgata la notizia della famosa grigliata, sia stati fra i primi, dopo gli amici di Sky, a parlarne, ebbene è stata interpretata come una parentesi ricreativa che non favorirebbe la concentrazione in vista del match contro l'Atalanta. Ma perché? Ma perché la grigliata, ridono, bevono, noi invece soffriamo? No, mi sono indignato veramente perché anche questo momento, che trovo positivissimo, per stemperare la tensione, per unire ancora di più, magari i giocatori che si frequentano meno, voi mi direte si frequentano tutti, sì, ma in uno spogliatoio c'è chi magari è più amico di un altro, ha meno frequentazioni, lì invece sono stati tutti con un bicchiere magari di vino rosso o un bicchiere di birra, con il barbecue, la salamella, è un momento bellissimo di unione. E mi dicono che tanto tempo che non c'era questo momento sereno a Milanello, eppure anche questo momento viene interpretato, secondo me, in maniera nervosa, arrabbiata dai tifosi. No, io non voglio convincere nessuno, ma il mio titolo, sono indignato, vivete bene, perché non ai giocatori, vivete bene, viviamo bene, non vivete, viviamo bene. Quando c'è da criticare, siamo delusi dalla partita col Cagliari, magari da qualche prestazione insufficiente. I giocatori non è che offrano sempre prestazioni straordinarie. È di giusto stigmatizzare ed è giusto arrabbiarsi, però interpretare come un momento negativo anche invece un momento molto positivo, come un incontro insieme davanti a un barbecue che è proprio un collante della grigliata al barbecue, sono veramente indignato. Viviamo bene, perché allora si critica veramente tutto, un minimo di serenità. E adesso parliamo della formazione che potrebbe fare discutere, perché non abbiamo certezze, non abbiamo ufficialità, ma andiamo verso una formazione che adesso vi dico. Nessuna grandissima novità, ma una pregnante che fa discutere. In porta Gigio Prodigio, a destra, e Dio mi ascolti che non sia l'ultima partita con la maglia del Milan, e Dio mi ascolti che non sia l'ultima, Dio del calcio ovviamente, Dio del calcio mi ascolti che non sia l'ultima partita con la maglia del Milan. A destra Calabria, che è andato vicino al gol anche contro il Torino. A sinistra, a destra Calabria, a sinistra Theo Hernandez. Centrali Tomori Kjær, e non ci sono novità. Kessié Bennacer, che così a scapito della decisione di Pioli di toglierlo, a me nel primo tempo soprattutto mi era sembrato contro il Cagliari molto molto ispirato. E quindi sono convinto che Kessié Bennacer, che avranno da giocare una partita da vita d'inferno contro il centrocampo strepitosamente intenso dell'Atalanta. A destra Selemaker,
vuol dire continuità, vuol dire regolarità, vuol dire garanzia di un certo impegno. Ecco la novità, Çalhanoğlu, e non è una novità, quindi sarà nel tridente dietro la punta. Con chi e chi sarà la punta? E arriviamo al punto. Sembra che venga riconfermato Brahim Diaz, centrale che si alterna con Çalhanoğlu, proprio perché a Pioli nelle ultime due trasferte era piaciuto molto, risultando poi fra i migliori in campo. Riprova questa soluzione. E adesso andiamo a un altro punto che fa discutere. Chi l'ha davanti? Chi l'ha davanti tra Leao e Rebic, che visto com'è questo schieramento non dovrebbero giocare insieme? La scelta dovrebbe andare su portoghese, sul Raffaello Lurbinate. Rafael Leao dovrebbe, secondo le prove di oggi a Milanello, essere la punta centrale. Quindi qualcuno che voleva magari Leao e Rebic insieme vuole Pioli ripetere la formazione di Torino, ma con Leao, quella col Torino, ma con Leao invece che Rebic. Quindi questa la decisione, potrebbe essere la decisione dell'allenatore rossonero. Mi interessano ovviamente anche i vostri consigli, ma la decisione dovrebbe in questo momento propendere per Leao. Ricordiamo l'arbitro, non abbiamo ancora parlato, mi scuso, è da ieri che si sa, è il signor Mariani di Aprilia, lo stesso arbitro che il Milan ha avuto all'andata contro l'Atalanta, una partita dove il Milan purtroppo non è stato mai competitivo e l'Atalanta ha vinto in maniera piuttosto agevole. Sarà l'arbitro Mariani di Aprilia, il direttore di gara, ma giusto per così, per nota di servizio, senza commenti. Gli arbitri non li commento mai molto. Per quello che riguarda poi domani, ricordiamo la conferenza stampa e vi manderemo sempre la sintesi della conferenza stampa nel pomeriggio. C'è appunto la conferenza stampa di Stefano Pioli. Tante le domande per quest'ultima conferenza stampa, non per Pioli, l'ultima conferenza stampa di questo campionato. Speriamo che sia soprattutto l'ultima non in presenza, almeno torniamo a vederlo, a parlare. Ormai è tantissimo tempo, più di un anno, che non abbiamo mai la possibilità di tornare a Milanello a parlare con Pioli. Tante le domande, tante le curiosità per questa conferenza stampa, l'ultima prima di sapere se la prossima sarà di un allenatore in Champions League o in Europa League. Speriamo in Champions League, dipende tutto da Atalanta-Milan di domenica, ma c'è una buona notizia. Thanks God, it's Friday, grazie a Dio, è venerdì, come un vecchio film inglese, vuol dire che la settimana è passata e mancano 48 ore, qualche ora e qualche ora a Atalanta-Milan a Bergamo. Se vi è piaciuto questo video mettete i vostri like danno morale, i vostri like danno morale. E iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, che ringrazia come sempre i 115.000 che già sono iscritti al mio canale.